Ciao a tutti, anime, bentornati qua su Quinta Dimensione Letture. Un saluto a tutti quanti, vi mando un po' di purificazione col Palo Santo. Care anime, grazie a tutti quanti, agli abbonati che sostengono il canale, alle anime che sono qua da tanto, ai nuovi che si trovano qua ad ascoltarmi per la prima volta. Vi invito a fare l'iscrizione al canale, ad attivare poi successivamente la campanellina cliccando su tutte. Cari anime, leggete la descrizione del video, trovate i tempi delle letture, trovate tanti link per voi per vedere le tovagliette di divinazione, gli accessori di divinazione, gli oracoli che creo io che si possono acquistare, quindi tante cose per voi da scoprire. Leggete sotto la descrizione del video. Chi vuole poi parlare con me in privato può andare su quintadimensionelletture.it, che è il mio sito web ufficiale. Unico sito ufficiale di questo canale che lavora in simbiosi con questo canale. Trovate tutti i servizi. Se non trovate un servizio, mi scrivete la vostra situazione e vediamo se si può trattare, se si può fare. E ci sono anche dei contenuti da leggere, quindi vi invito sempre lì su quintadimensionelletture.it a vedere la sezione contenuti perché c'è da leggere ed è importante per questo canale di crescita, come sua, insomma, come sua offerta per voi, quello che propone a voi ovviamente gratuitamente sulla vostra crescita personale e spirituale. Cari anime, prima di iniziare oggi su cosa devi sapere adesso, una cosa molto profonda che sta per arrivare per voi, vi consiglio, sapete che ogni tanto vi consiglio qualcosa, un libro nuovo, che è questo qua. Aspettate che vedo se vedete bene. Questo qui, Le donne di Lemuria, di Monica Murani, dottoressa Amber Wolf, che è una delle ultime sacerdotesse riconosciute da Crayon proprio, che era di Lemuria. Saggezza antica per tempi moderni, edizioni Stazione Celeste, è una stupenda lettura che potete fare. Edizioni Stazione Celeste, macro anche, macro edizioni. Allora, qui sono state raccolte le testimonianze più importanti per quanto riguarda Lemuria e il divino femminile, no? La sorellanza lemuriana della dottoressa Amber Wolf, per esempio, è proprio una, diciamo, associazione mondiale, no? E se tu, come dice qua, ti senti attratto da questo libro, Le donne di Lemuria, la tua anima antica è richiamata a riconnettersi con l'essenza divina del femminile. Allora, è molto bello perché sono tutte canalizzazioni di Crayon, proprio parla di Lemuria, è nuovissimo, è uscito proprio a febbraio 2024, ne ho letto una trentina di pagine, ecco, sono arrivata qua. Perché è proprio nuovo nuovo, ve lo volevo subito far vedere, ce l'ho già da 4-5 giorni. Sì, io l'ho preso sul giardino dei libri, però insomma non devo fare pubblicità a nessuno, tantomeno al libro, cioè nessuno mi paga per dire giardino dei libri, macrolibrarsi, questo o quell'altro, né per sponsorizzare libri. Ve lo dico io perché per la vostra crescita mi permetto insomma di consigliarvi nel mio piccolo qualcosa, quindi non è che sono sponsorizzazioni, eccetera. È semplicemente un mio consiglio per voi, eccolo qua. Cercatelo se volete su internet oppure si ordina in libreria, ma diciamo vedete voi insomma come volete fare. Molto bello, approfondiamo il discorso del divino femminile, il discorso lemuriani, soprattutto chi ha letto Telos 1, 2, 3 e 4, i quattro volumi, insomma ci troverà molta risonanza, mi raccomando. A proposito di donne di Lemuria, oggi portiamo il messaggio delle dee di Lemuria, questa bellissima simbologia di Ingrid Auer che ha fatto queste carte, ve le avevo fatte in un paio di video. Troveremo delle cose per voi molto importanti su cui meditare oggi. Poi facciamo l'oracolo che vi piace tanto, Kami Yokai giapponese, e vediamo cosa c'è proprio che devi sapere, cose molto importanti. Poi l'angelo. Allora, vi ricordo, potete ascoltare, oggi abbiamo due letture, una sicuramente la vostra, poi se vi piace così ascoltare tutto il video, sentite anche l'altra, ma giusto per, va bene? Sono qua, eccole qui, la rossa e la gialla. Allora, la prima è la gialla, la seconda è la rossa. Poi tirerò giù al momento le carte più significative per ognuna. Fate un bel respiro, chiedete la vostra presenza, io sono. Dov'è il messaggio per te oggi, il più importante? Allora, la lettura gialla, la lettura del cubo giallo, il numero 1. Allora, eccolo qua, numero 1. Partiamo, prima parto con Kami Yokai, che è pazzesco. Fatevi sapere sotto, anime, nei commenti, poi come già fate. Ha aiutato, sta aiutando tantissimo quello che viene fuori da questo oracolo.
Vediamo per la lettura numero 1 cosa c'è da sapere adesso, di importante adesso. Questo video è sempre valido, eh? Se vi capita fra un anno, fra due anni, non importa. Valido quando lo trovi. Vediamo. Lettura gialla. Vediamo l'angelo, cos'è che deve dire adesso, cosa c'è di importante da sapere adesso, chi ascolta questo video. Sempre valido, per la lettura gialla, il cubo giallo, cosa deve sapere adesso? Perché sottolineo adesso? Perché è importante proprio nel momento in cui si trova il video, quello che c'è da sapere proprio in quel momento. Sapete che la sincronicità divina non sbaglia. Partiamo, poi ti metto l'oracolo di Lemuria, i simboli delle dee, vediamo, poi c'è da fare lo screenshot del simbolo e meditarci sopra, poi vi spiego al momento come si fa. Partiamo subito con il nostro oracolo e vediamo subito che cosa c'è da sapere adesso di importante, chi c'è. Amamehagi, questi ovviamente sono da leggere bene, 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 da approfondire. Vi cerco Amamehagi, eccolo qua. Ogni anno tre Amamehagi visitano i villaggi delle regioni innevate e fanno il giro di tutte le case. Vengono accolti calorosamente dagli abitanti che offrono loro del sakè e promettono di lavorare sodo nel nuovo anno. Queste entità, no? Adesso, per carità, all'apparenza può sembrare un mostro, no? Però, ascoltate bene, offrono inoltre un valido supporto ai genitori nell'educazione dei figli, poiché il loro unico compito è quello di spaventare i pigri. Infatti, chi non si darà abbastanza da fare nel corso dell'anno, vedrà apparire sui propri piedi il marchio della flemma, i duroni. Gli Amamehagi provvederanno a strappare queste escrescenze per punire i più indolenti e spronarli a reagire. Quindi basta procrastinare, ti dice qua. Qual è il messaggio di questa carta? Adesso cos'è che devi sapere? Magari qualcuno si è appollaiato, non so come dire, si è impigrito su qualcosa. C'è una situazione qua, cara anima, che deve essere risolta. Allora cosa ti dice? Non procrastinare. Cosa vuol dire? Non portare più alla lunga le cose. Agisci, fai. Girare a vuoto o trovare scuse per non agire non è più fattibile. Non è più tempo di riflettere o attendere un segno per mettersi all'opera. Non c'è momento migliore di adesso per intraprendere i progetti che da tempo desiderate avviare. Non aspettate che qualcuno venga a distogliervi dal vostro torpore. Se temporeggiate troppo, potreste finire per mordervi le mani o i piedi. Infatti diceva, no? Che questo spirito qua andava per, tra virgolette, punire, no, i pigri. Ecco, qui è un avvertimento che se state aspettando che venga qualcuno, com'è che si dice, aiutati che Dio ti aiuta, chi fa da sé fa per tre, qui ti sta proprio dicendo che ti devi muovere, qui non c'è da dormire, non aspettare che arriva qualcuno e ti salva dalla torre del castello dove c'è la principessa, qui bisogna darsi da fare da soli, o comunque se c'è qualcuno che aiuta, ben venga, però nel senso l'input deve partire da te, cara anima, questo devi sapere adesso. C'è da muoverti. Qualsiasi momento ti arriva questo video, va sempre bene per te. Non procrastinare più, cioè non stare a perdere più tempo, non rimandare sempre, perché poi dice qua, attenzione, potresti finire per morderti le mani. Non c'è momento migliore di adesso. Uomo avvisato, mezzo salvato. Ok? Vediamo l'angelo, cosa ti dice adesso? Allora, dice che le tue passioni ti portano proprio verso lo scopo della tua vita, proprio lo scopo divino della tua vita. Dice di fare quello che ami, avere confidenza, fede e fiducia in quello che sai fare, nei tuoi talenti. Leggi tutto quello che c'è bisogno di sapere sui tuoi interessi. Puoi fare dei corsi, prenderti un mentore, metterti in team con altre persone che la pensano come te, cioè tipo dei gruppi, no? Permette alla tua creatività proprio di emergere, ok? Qui c'è da mettersi proprio insieme, se volete, a qualcuno, ovviamente per un po', non per sempre, perché il percorso in realtà è in solitaria, si fa, non si fa in gruppo. Però in realtà qua ti dice magari per spronarti un po', per uscire un po', per far nascere in te l'input e poi dopo successivamente uno fa la stradina sua, in solitaria, però potresti trovare un mentore, farti seguire un po', per esempio, trovare dei corsi da fare, letture da fare, qui dice incrementa tutto,
Questo devi sapere adesso, ti puoi muovere, cara anima, puoi andare verso quel talento che tu hai, che desideri anche tirar fuori. Se qualcuno all'ascolto ha un sogno, per esempio, di fare qualcosa, le tue passioni, dicono qua, allora qui attenzione, qual è il messaggio? Che le passioni che tu hai in questa vita, in realtà, fanno parte dello scopo della vita. Cioè non è che ti piace, che ne so, lo yoga, faccio un esempio così, perché così? Ma non si sa, mi piace lo yoga, no. C'è un motivo per cui hai una passione, dice qua, per qualcosa. Perché ti viene anche probabilmente da vite passate, da scelte che ha fatto anche l'anima per te. Quindi c'è qualcosa che tu devi tirare fuori. C'è questa passione che hai o le passioni che hai, dice qua, approfondiscile, tirale fuori. Tu devi essere più fiducioso nei tuoi talenti. Non a caso sei nel cubo giallo e il cubo giallo parla di autostima, considerazione di sé, forza di fare, azione e non procrastinare. E non c'è niente di più sincronico di questa lettura. È proprio così. Ci vuole più forza proprio nel fare. Qui manca un po' il fare, un po' la paura perché magari non sei tanto convinti di questi talenti, di questo progetto che hai, di questo sogno che hai, magari. Però qua dice che puoi fare dei corsi, puoi prenderti un mentore, puoi andare in team insieme a persone, comunque gruppi che la pensano come te, permette la tua creatività proprio di emergere, cioè non stare più affossata così, come se non fosse possibile o hai scarsa fiducia in te stessa, cara anima. Non va bene questa cosa, eh? Vediamo un po' quale dea di Lemuria ti vuole parlare oggi. La dea di che cosa, il suo numero e il suo simbolo. Potete fare uno screenshot, vedete un po' meditare, diciamo, sul simbolo. Magari vi ricorderà qualche simbolo che avete visto, magari avete visto qualcosa del genere o lo vedrete qualcosa del genere. Ricordo, è sempre valido quando lo trovi, eh? E poi ti leggerò delle parole su cui dovresti fare un po' di centratura e meditazione perché non ti arrivano a caso. Per il cubo giallo. Cubo giallo, cubo giallo. Vediamo. Numero 12, Siddhiranta, la dea della trasformazione. Questo è il simbolo. Aspettate. Della dea della trasformazione, lo appoggio qua. Chi vuole faccia anche screenshot, ci faccio una meditazione. Magari allora altre volte mi ricordo se era in privato o nei commenti. Qualcuno mi ha scritto che erano gli scarabocchi che faceva di solito. Sa quando uno sta lì così, che ne so, al telefono, magari c'ha la penna e scrive, fa tutti quei disegnetti, no? È fantastica questa cosa. In realtà era uno spirito, era un qualcosa dentro che tirava fuori e faceva queste, perché ne abbiamo che altri qua, anche tipo scarabocchi sembrano. Allora, riconosciti, dice qua, con l'aiuto di questi simboli, anche con questo simbolo, con quali temi sei in risonanza e con quali non ti senti a tuo agio. Allora, con quelli in cui tu, quando io li leggerò adesso, piano piano, ti senti in risonanza, vuol dire che questa qualità in te va bene. Dove senti che c'è un oddio, che quando dico quella parola senti che c'è un crack, cioè senti qualcosa tu che non è, non ti senti a tuo agio, vuol dire che quella qualità, quella cosa che ti dirò, va lavorata. È un po' come quando si lavora sui raggi, i vizi e le virtù di ogni raggio, dei raggi occulti parlo, eh. Comunque la dea della trasformazione già Siddhiranta, cosa ci parla? Questi sono tutti nomi lemuriani, che hanno l'ultimo accento con l'ultima sillaba, poi ha. Allora, ti leggo adesso un po' di parole, dopo magari ti riascolti il video, senti che cosa c'è con te che risuona e cosa no. Partiamo, un bel respiro, aumento della frequenza vibrazionale, attivazione del DNA, processo di trasformazione, elevazione di coscienza. Sviluppo, integrazione dell'io, medialità, regressione, cautela, pigrizia,
delusione, errori di giudizio, egoismo, non voler essere qui. Non voler essere qui. Quest'ultima non c'è da confonderla con lo star seed che guarda il cielo e dice voglio andare a casa, attenzione. E comunque qua ci devi stare. È diverso qua, cioè proprio è, diciamo, più riguardo l'ambiente, non è tanto il richiamo di casa stellare, è proprio l'ambiente, non voler essere proprio lì dove sei, quelle cose là. Quelle con cui non ti senti, cioè che ti danno fastidio quando le ho dette, magari ti hanno suscitato qualcosa, lavoraci un pochino, segnale, caranima. Magari chiudi gli occhi, poi ci lavori, oppure puoi andare nella cascia. Con la meditazione gratuita che ho fatto della cascia, la trovi sotto la playlist Meditazioni di questo canale e vai dentro là con queste domande, cioè con queste parole, perché invece questo, che ne so, errore di giudizio? O perché attivazione del DNA non mi risuona? O perché la delusione? O perché la pigrizia che qua ce l'avevamo già di qua? Ok, numero 12, 2 più 1, 3, Sidiron Ha. Questo è il simboletto. Vedete un po' se vi può ricordare qualcosa, se durante qualche sogno o qualcos'altro avete visto questo tipo di linee. O comunque fateci una meditazione a terzo occhio. Cosa vuol dire da terzo occhio? Vuol dire che lo fissate per alcuni secondi, chiudete immediatamente gli occhi e cercate di riportare questa immagine nel vostro terzo occhio. È anche un esercizio, tra l'altro, per far rimanere appunto in esercizio, scusate il ripetersi. Proprio del terzo occhio. Questo era quello che devi sapere adesso, soprattutto le prime due. Questo era un approfondimento in più per te, visto che oggi parliamo di comunque Lemuria, più che altro, eccolo qua, ricordo il libro, Le donne di Lemuria. Questo chi è nel percorso farebbe bene a leggere anche qua, va bene? Care anime, grazie mille, anima del cubo giallo, lasciami un like, un mi piace al video, iscriviti al canale e io vado avanti. Seconda lettura, cubo rosso, la lettura numero 2. Allora, cara Anna, vediamo intanto cosa c'è di imminente da sapere con l'oracolo dei kami degli yokai. Fatemi sapere poi nei commenti che tanto aiuta questo oracolo, tanto tanto aiutato e aiuta. Trova proprio il centro, ti punge. Vediamo, lettura numero 2, rosso. Vediamo anche l'angelo qui e ora. Questo video è sempre valido quando tu lo trovi, eh? Sempre valido, lettura rossa. Cosa deve sapere quando trova questo video? Lettura rossa. Mettiamo adesso le dee di Lemuria. Vediamo qual è il messaggio, ti dirò delle parole, ci sarà un simbolo da vedere e su cui comunque puoi lavorare. Per la lettura numero 2, rossa, mi viene qua. Vediamo. Allora, partiamo, la destra e sinistra come gli arabi. Allora, partiamo con i kami yokai. Chi c'è? Kosode no te. Qui abbiamo un po' tipo la notte, vedete qui sembrano un po' spettri. Kosode no te. Allora, un attimo di pazienza che ve la trovo, Kosode, qui tanto c'è da leggere un po' la spiegazione e poi anche ovviamente cosa significa per te come pericolo, come avvertimento in questa vita. Allora, scusate, eccola. Kosode no te significa traccia nelle maniche del kimono, scusate, braccia nelle maniche del kimono, braccia nelle maniche del kimono. Esistono diverse leggende sul kimono infestati. Questo capo d'abbigliamento costituisce per i giapponesi l'indumento tradizionale più importante ed è strettamente personale. Ciascuno si prende cura del proprio e quando è in cattivo stato si usa a rammendarlo. In rare occasioni, specialmente per mancanza di soldi, era possibile vendere il proprio kimono o depositare presso un tempio quello di un defunto affinché venissero recitate delle preghiere in sua memoria. Allora i ricordi o il morto potevano impossessarsi dell'abito. Questo yokai può essere visto o percepito come un paio di mani ghiacciate
che fuoriescono dalle maniche di un kimono, come fossero, non so, quelle di un defunto. Questa carta intende attirare la vostra attenzione su uno o più oggetti posseduti. Oh, ecco qua. Cosa devi sapere adesso? Qui abbiamo in casa qualcosa. Un oggetto o maleficato posseduto da entità o volutamente ve l'hanno regalato, o l'avete trovato, oppure c'era in una casa perché avete comprato la casa. Non lo so, comunque c'è un oggetto che non va bene. Ogni oggetto che sia comprato o recuperato reca in sé numerosi ricordi. Alcune cose, un tempo appartenute ad altri, potrebbero essere impregnate del vissuto degli ex proprietari. Concentratevi su oggetti che custodiscono una storia molto pesante. Non deve trattarsi necessariamente di abiti. L'oggetto in questione può assumere anche un'altra forma. Sta a voi sentire di quale si tratti, perché dovreste riuscire a percepire un certo disagio avvicinandovi o toccandolo. È un elemento negativo o perturbante che in qualche modo influisce sul vostro ambiente e su di voi. Per sbarazzarvi del suo influsso nefasto, a seconda della natura dell'oggetto, potete o bruciarlo, seppellirlo, purificarlo. Forse semplicemente questo oggetto non è destinato a voi. Vabbè, anche non fosse destinato a voi, peggio è se ve l'hanno regalato con l'intenzione malefica dentro. Però qualsiasi cosa, allora dice qua, a seconda della natura dell'oggetto, cioè si può bruciare, si brucia, che è la meglio di tutti, secondo me. Eventualmente si può anche purificare. Ecco, infatti, che avevo fatto pure il Palo Santo all'inizio, avete visto? Non so perché, eh? Cosode note. Purificarlo, Palo Santo, oppure seppellirlo. Magari, ovviamente, lontano da casa, possibilmente, posti dove non passate poi voi sempre lì, cioè non è che andate a seppellire a 2 metri da casa e poi ci passate tutti i giorni davanti. Mettetelo in un posto, prendete la macchina e lo portate abbastanza lontano, lo seppellite da qualche parte. Comunque io rimango sempre dell'idea che il fuoco è il meglio di tutti. Secondo me. Però ovviamente se una cosa non si può bruciare, che ne so, mettete che fosse un anello, un bracciale, cosa bruci? Lo vai a seppellire, lo purifichi, provi. Se è una cosa che ti piace tenere in casa, ti dispiace toglierla, prova a purificare, prova, prova, prova. Dice qua che dovresti riconoscerlo, sapere qual è, perché provi comunque un disagio, un qualcosa che non stai bene quando vedi quella cosa lì, non lo so. La sensazione famosa che non ha spiegazioni, è la presenza di io sono che te lo dice, il tuo sé superiore che te lo dice. Vedete che se volete lo trovate, oppure già qualcuno qui già aveva in mente qualcosa. Guardate che se qualcuno già aveva in mente, qua è una conferma pazzesca questa, eh? Cosa devi sapere adesso? Guardate questo oracolo cos'è. È una roba fantastica. Commentate sotto, fatemi sapere. Avete visto? Cioè, questo è un grandissimo aiuto che sta dando. Magari qualcuno soffre in casa da anni per un qualcosa, non si capisce cos'è. Magari ti è arrivata la notizia. Guarda che c'è un oggetto che fa fare del male. Magari fa fare le discussioni in casa, porta la povertà dentro casa e porta le sfortune sempre lì, ma com'è che non cambia mai? M'hanno fatto una fattura, m'hanno fatto qua. Magari è semplicemente un oggetto infestato, va bene? È un'informazione grossa, eh? Fatemi sapere sotto poi nei commenti, eh? Allora, andiamo. L'angelo cosa dice invece? Allora, dice che qualcuno, ovviamente, vi ricordo, lo dico ogni tanto, ma spero sempre sia chiaro, è un collettivo, non è per tutti. Allora, sei stato benedetto con molte cose meravigliose da fare, dice qua. Allora, tu dovresti fare, cioè sarebbe meraviglioso, fare prima un piano però delle cose, perché probabilmente se no non puoi avere il tempo di fare tutto, però ci sono molte cose belle che puoi fare. Sei così, diciamo, impegnato, pieno di lavoro da fare, segui il tuo istinto e divertiti anche però. Tu o qualcuno come te, dice, è una persona molto capace, una persona entusiasta, una persona solare, una persona sorridente, allegra, con molta energia. Puoi fare tutte le cose con un sorriso, ti dice qua, se vuoi. Ci sono molte cose che tu puoi fare e che sai fare, ok? Però dice qua, dovresti essere un pochino più organizzata come persona, ok? Fare un piano, ti dice, cioè non è che devi fare tutto un potpourri di tutte le cose che vai di qua, vai di là, vai di qua, vai di là, tutto un po' sconnesso, diciamo. Qui dovresti essere una persona più equilibrata su certe cose, non le fare tutte tu, ok? Puoi fare tutto quanto quello che tu vuoi fare, ti dice qui,
con un sorriso, segui anche il tuo istinto. Divertiti anche nel fare le cose, cioè dice, non le prendere solo come doveri, come cose da fare, prova anche a farle con un certo sorriso, eh? Adesso vediamo la dea. Io ti dirò delle parole, vedi con le quali ti senti a disagio, con le quali non ti senti bene. Dove ti senti bene? A posto, vuol dire che è una qualità che sta lavorando in te e che andiamo bene su quella cosa. Se quando la dico senti un, non lo so, un qualcosa che ti stride, si dice, no? Cioè, non la senti proprio tua, c'è qualcosa che dice addio, questa, no? In quel senso? Allora, lì c'è da lavorarci, cara anima. Vediamo intanto qual è la dea, qual è il simbolo della dea. Numero 16, Yorales Ha, la dea della bellezza. Questo è il suo simbolo, magari qualche scarabocchietto che fate già, avete visto mai, magari fatevi sapere, commentate. Potete fare uno screenshot, tanto l'appoggio adesso, eh? Numero 16, 6 più 1, 7, bellissimo. Dovete fare una meditazione su questo simbolo, nel senso che comunque dovreste fissarlo, ok, per diversi secondi. Quando vi sentite pronti, chiudete gli occhi e riportate questo simbolo proprio nel terzo occhio. E da lì poi inizia, insomma, un po' la concentrazione. È anche un ottimo esercizio per il terzo occhio, per mantenerlo proprio vivo e aperto come chakra, eh? Yorales Ka. Yorales Ka. Allora, ti leggo queste parole lentamente. Qui poi tu dovresti magari riascoltare il video, segnarti le parole. Questo è un canale di studio, cara anima, qui non è che passa via così il video, eh? Qui si viene per progredire. Armonia. Gioia. Piacere, estetica, vibrazioni positive, equilibrio, ispirazione, vivacità, leggerezza, apertura del cuore. Guarigione, rinuncia, tristezza, perdita, paure, frugalità, parsimonia, pignoleria. Pensieri di carenza, cioè qui dobbiamo approfondire dove sentiamo che effettivamente tu hai quella cosa. Prendo per esempio l'ultima, pensieri di carenza, cioè dove senti che ci sono delle mancanze, no? Che è carente quella cosa. Allora qui ci si dovrebbe lavorare un po' sull'abbondanza, sul discorso visualizzazioni di oro, di beni, scusate, cioè fare proprio molta visualizzazione di abbondanza. Che ne so, rinuncia anche, sarebbe da vedere, magari difficilmente vi staccate dalle cose. Queste sono cose con le quali magari non andate in sintonia, va bene? Si potrebbero riconoscere tutte queste virtù, queste cose, diciamo, anche in quelle dei sette raggi. Perché i sette raggi ognuno ha i propri vizi e le proprie virtù. A volte abbiamo sviluppato male qualche raggio, magari. Comunque ci sono tante belle qualità, le vibrazioni positive, l'estetica. La gioia, il piacere, l'armonia, cioè queste sono tutte belle. Quindi comunque sia, se già le sentite belle, scusate oggi proprio, vuol dire che sono proprio per voi. Quindi l'idea della bellezza è comunque un qualcosa che si incarna una bella luce, no? Non è solo bellezza fisica. Va bene, cara anima, questo è il simboletto. Medita proprio bene, su queste parole. Attenzione agli oggetti in casa. Attenzione agli oggetti in casa, fai qua, insomma un po' come ti ha detto l'angelo, tutte queste cose da fare, però fatti anche un po' un piano di lavoro, un po' un qualcosa, non ti arraffare a fare 100.000 cose, insomma che poi rimani anche come energie, andiamo un pochino giù, eh? Quindi siamo un pochino più precisi e buttate via, bruciate qualcosa, non lo so, cercate, andate a vedere in casa, c'è qualcosa che non va bene. Grazie cara anima del cubo rosso, lasciami un mi piace, iscriviti al canale, io ricordo tutti chi
Chi vuole una rispostina può andare su ko-fi.com, a fronte di una piccolissima donazione, gli rispondo appunto alla domanda. Mi raccomando, domanda semplice, diretta, con nome e data di nascita, lì direttamente su Ko-fi, nei messaggi privati. Poi c'è wisio.com, dove si fanno i videoconsulti un pochino più corti, e su quintadimensioneletture.it ci sono tutti i servizi, anche videoconsulti un po' più lunghi, va bene? E quindi poi lì si può parlare un po' di più, comunque ci sono tanti tipi di consulenze. Vi ricordo infine Le donne di Lemuria, questo libro bellissimo di Crayon, edizione di Stazione Celeste Macro, per proprio la vostra crescita personale e spirituale. Grazie mille a tutti quanti, anime. Ci vediamo al prossimo video. Date un'occhiata anche alle playlist. Chi vuole si può abbonare anche al canale. Vi ringrazio ancora. Vi aspetto presto qui su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie.